Cari amiche e cari amici, ben ritrovati, la mia umile dimora, come sempre. Oggi è arrivato il momento di riparlarvi del mio personaggio preferito, cioè di Tex, facendo riferimento all'ultimo numero uscito in edicola della nuova ristampa, per l'appunto, di Tex, che io sto cercando di collezionare, nel senso che ho recuperato già i primi 200 numeri tutti. Ho iniziato già dal 200 al 300 per il recupero, e poi fino al 400, insomma, e poi man mano vado comprando quelli che escono tutti i mesi in edicola, perché mi piace avere questo tipo di ristampa, che addirittura per certi versi preferisco al recupero degli originali. Adesso vi spiegherò perché. Consentitemi di indossare i miei soliti occhiali. Ecco perché preferisco questa nuova ristampa. La preferisco perché, rispetto, diciamo, agli originali, ha, diciamo, la cover quasi plastificata, come il Diabolik. Cioè, questa è veramente, diciamo, fra tutte gli albi di Tex, per quanto riguarda la fattura, diciamo, e anche la grafica, è quella che preferisco, perché la ritengo bellissima. La grafica dei titoli è stata pure rivista. È l'unica pecca, questa scritta nuova ristampa ripetuta. Vabbè, sarebbe stato magari se non ci fosse stato, sarebbe stato meglio, ma al limite metterla solo una volta. Vabbè, comunque non si può avere tutto alla vita. Comunque, siamo arrivati al numero 453. Vi mostro la costina, il cui titolo è I pozzi di Acqua Prieta. È la quarta di copertina, in cui c'è la pubblicità del Tex Magazine, di cui vi ho già parlato in un precedente video. Andatelo a vedere se vi fa piacere. I pozzi di Acqua Prieta, diciamo, è la seconda parte di un'avventura iniziata già il mese scorso con l'albo Il ritorno del Morisco, uno dei comprimari, uno dei personaggi comprimari del nostro Tex, fra i più famosi, insomma, chi non conosce il Morisco. Un personaggio che mi ha sempre affascinato, perché ogni volta abbiamo a che fare con queste storie di misteri, a volte di antico Egitto, di mostri, di meteoriti, di strani meteoriti, insomma, un insieme di bellissime storie, come il Diablero, insomma, tanta carne al fuoco per quanto riguarda il Morisco. E inoltre, in tutte le storie in cui abbiamo a che fare con il Morisco, almeno sto parlando delle storie classiche, ai disegni abbiamo Guglielmo Lettieri, un grandissimo disegnatore che purtroppo anche lui ci ha lasciati, anche lui, però, insomma, come dissi ieri, per altri, ma in altri, come ho detto in altri video, per altri famosi disegnatori, purtroppo la vita è questa. Vediamo, diciamo, la storia nello specifico, cominciando dai crediti. Ovviamente stiamo parlando sempre di Tex, a cura sempre del boss Mauro Boselli, e proprio questa storia, come quella precedente, vede alla macchina da scrivere per soggetto e sceneggiatura proprio il boss Mauro Boselli, con il disegno, come detto, di Guglielmo Lettieri, il lettere di Renata Tuis, e poi abbiamo la solita bellissima cover di Claudio Villa, del maestro Claudio Villa, nonché ecco un altro dei motivi per cui preferisco acquistare la nuova ristampa piuttosto che recuperare gli originali, diciamo. Ormai ho preso quasi al 90% questa decisione. Certo, ogni tanto c'è qualche tentennamento, però, diciamo, in linea di massima sto cercando di recuperare la nuova ristampa e comunque di acquistarla tutti i mesi, perché all'interno ci sono le cartoline, che prima erano di Villa, bellissime, ma altrettanto belle sono quelle di un altro dei miei idoli, dei miei disegnatori preferiti, cioè Maurizio Dotti. Quindi abbiamo una bellissima che vi mostro più da vicino, insomma, un grande, grandissimo artista, come
il maestro Claudio Villa. Per quanto riguarda la storia in questione, ben congegnata dal nostro Mauro Boselli, in questo numero, proseguendo l'avventura del numero precedente, veniamo a scoprire che un altro pezzo di passato che riguarda il Morisco, e ci veniamo a scoprire che anni prima in Egitto, praticamente, la bella Nefret, di cui vi ho già parlato nel numero scorso, quindi non vado a ripetere quello di cui ho parlato nel video precedente, che se volete potete andarvi a rivedere. Quindi questa bella Nefret, di cui era fra l'altro innamorato, ricambiato, il giovane El Morisco, che a suo tempo, che in realtà si chiama Ahmed Jamal, ecco, il vero nome di El Morisco è Ahmed Jamal. Quindi, stavo dicendo che anni prima in Egitto la bella Nefret, che faceva parte dei figli di Horus, così come El Morisco, perché anche lui era stato, diciamo, inserito in questa organizzazione, e indossando la maschera della dea Sekhmet, si era sacrificata, insomma, proprio per salvare dai fanatici figli di Horus, proprio il giovane è amato Ahmed Jamal, e che per l'appunto diventerà El Morisco, il quale era colpevole di aver collaborato con degli archeologi europei a degli scavi durante i quali, se non ricordo male, era saltata fuori questa tomba di questo Akran, ecco, insomma. Il prossimo numero ha un titolo molto indicativo di tutto questo. Quindi, oggi, tornando al presente della storia, scopriamo che sembrerebbe che Akran e Nefret, redivivi improvvisamente, siano arrivati negli Stati Uniti per recuperare alcuni oggetti che hanno delle virtù magiche, alcuni praticamente che sembrano essere assolutamente indispensabili per i loro riti, alcuni sono in possesso di El Morisco, tra le altre cose, e alcuni sono stati già sgraffigliati. Dunque, per farlo, appunto, i due non esitano a uccidere praticamente chi gli capita, chi intralci il loro cammino, e inoltre fanno rapire due ragazzini, due ragazzini, li fanno rapire assoldando un comanchero di nome Juan Rasa, sulle tracce del quale però si trovano, proprio per l'appunto, Tex, Carson e Jesse, un ex ranger che in pratica fa il cacciatore, diciamo, è stato assoldato per recuperare, tra virgolette, i due ragazzini. Quindi, come vedete, le vicende si incrociano. La lettura mi ha molto rilassato, perché dopo una giornata di lavoro tornare a casa e rileggere queste vecchie storie mi ridà linfa, energia, insomma, non so come dire, mi sono ho recuperato in qualche maniera le energie perdute durante la giornata, perché veramente la lettura di Tex, come di altri fumetti come Zagor, Diabolik, Topolino, insomma, mi fanno, diciamo, riconciliare con la vita dopo le vicissitudini quotidiane. Adesso non posso fare altro che mostrarvi alcune belle tavole di Lettieri, di questo grande illustratore del tempo che fu. Ecco qua, qui vediamo, qui siamo qui assistiamo a alcune tavole in cui Morisco qui racconta, diciamo, al suo servitore quello che gli è successo nel passato. Ecco qua, bellissimo il tratto di Lettieri, è inconfondibile, vedete qua. Certo, col passare degli anni la mano andava sempre più
diventava sempre più incerta, come succede a tutti i disegnatori. Questo è normale, però diciamo che lo stile era sempre quello. Qui vedete ancora alcune scene relative al passato, cioè momenti in cui El Morisco ha rischiato di essere assassinato dai figli di Horus, giustiziato dai figli di Horus, che per l'appunto lo accusavano di aver violato la tomba di Akran, collaborando con gli archeologi europei, almeno così mi pare di ricordare, perché non ho riletto la storia precedente, l'ho letto un mese fa, adesso ho riletto il seguito, ho soltanto dato un'occhiata al riassunto, ecco. Quindi stavo dicendo, sembrerebbe, per esempio, in questa scena che Nefret si sacrifichi per salvare il giovane Ahmed Jamal. Poi improvvisamente sembra invece essere rediviva, almeno nei sogni e nelle visioni di El Morisco, ormai anziano. E poi invece, mentre El Morisco prosegue, diciamo, fa il suo percorso, abbiamo a che fare con i nostri due Ranger e col vecchio Jesse sulle piste di Raza, il rapitore dei due ragazzi. Una storia molto bella, scritta benissimo dal boss, come sempre. Rimosso alcune tavole cercando di non spoilerare, posso spoilerare tutto l'album, ma d'altro canto si tratta di ristampa, per cui diciamo voi appassionati avete sicuramente letto tutti la storia, però io non posso fare altro che cioè, mi piace mostrarvi alcune tavole, specialmente quelle che ritraggono il Morisco col figlio Eusebio, il servitore per l'appunto, a Pilares. Chi non conosce Pilares? Tutti la conosciamo, noi appassionati di Tex non possiamo non conoscere Pilares. Bellissime queste atmosfere da mistero, insomma, che in questa occasione, in queste circostanze, riviviamo grazie al soggetto, alla sceneggiatura di Mauro Boselli e ai disegni di Lettieri. Guardate qui, questi sono due dei manufatti, degli amuleti, manufatti che sono in possesso di El Morisco e che Nefret e Akran stanno cercando di recuperare. Insomma, comunque un gruppo di arabi, ecco. Diciamo così, ancora non è ben delineata la vicenda. Ovviamente ne sapremo qualcosa nel prossimo album, che io già posseggo in originale, ma che acquisterò nuovamente in formato nuova ristampa, e ve ne parlerò quando uscirà proprio la nuova ristampa. Ecco qua altre tavole in cui invece vediamo Tex in azione. No, sì, ecco qui Tex, il nostro Tex che entra in azione da par suo. E niente, cosa vi posso dire? Continuo a mostrarvi qualche altra bella tavola. Qui vi mostro i due ragazzi rapiti che cercano di liberarsi, ma finiranno per incappare, finiranno momentaneamente in mani peggiori, ma insomma, lo sviluppo della vicenda poi li farà ritornare tra le mani di Quan Razza. Ecco. Detto questo, diciamo alla fine della storia, tutti i personaggi si ritroveranno a Durango, magari con tempistiche diverse, come per quanto riguarda Tex, Carson e Jesse, ma alla fine tutti a Durango finiscono. E da lì alla stazione ferroviaria in particolare, dove diciamo si conclude momentaneamente questa seconda parte di questa bellissima storia, che è iniziata con il ritorno del Morisco, è proseguita con i pozzi di Agua Prieta.
E ovviamente vi mostro l'anticipazione del prossimo numero di Teletext, nuova ristampa, il numero 454, che ritorno qua col titolo molto, molto esplicativo: Il risveglio della mummia. Ragazzi, guardate, il risveglio della mummia. Io che poi sono un appassionato anche di gialli, in cui spesso gialli classici, quelli del tempo che fu, del secolo scorso e anche precedente, sono sempre stato appassionato da queste storie che hanno a che fare con l'antico Egitto, sarcofagi, mummie, manufatti. Cioè, tipo il film famoso di tanti anni fa, La Mummia e tutti i suoi seguiti, ma i seguiti non erano granché. La Mummia resterà sempre molto interessante. Per non parlare dell'originale, insomma, quello del secolo scorso. Qui continuano ad arrivarmi delle chiamate strane. Detto questo, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore. E augurando nel contempo un buon proseguimento di martedì 4 febbraio e dandovi appuntamento esclusivamente a voi piacendo per il mio prossimo video. E come sempre, insieme a Tex, non posso fare altro che salutarvi alla solita maniera. Alla prossima!